un'idea ce l'avrei. Non si sta certo nascondendo. È come se mi stesse provocando. Beh, se è la guerra che vuole, l'avrà. Devo capire come raggiungerlo. O'Neill, sono io. L'emettitore di campo stabile è di nuovo online. Dimmi che hai trovato il nucleo e stai tornando qui. Mi spiace, è ancora in balia di quel pazzo. Ma penso di sapere dove è andato. Già, lo vedo anch'io. Rilevo di nuovo il segnale, ma dal teatro, dall'altra parte della città. Bene, immagino di dover tornare nel midollo. Avrò bisogno che tu mi indichi la strada. Ci penso io. Pare che l'emettitore abbia reso più stabili alcuni passaggi. L'uscita D5 sembra la più vicina al teatro. Non ho idea di cosa troverai laggiù, quindi fa attenzione. A questo punto niente potrebbe sorprendermi. Detective Castellanos, è bello rivederla. Thank you.
deve essere il passaggio di cui parlava Omid. Lily? No. Oh, questo posto mi sta facendo impazzire. Che diavolo è questa roba? Thank you.
ti senti, Maida? Una società segreta ha rapito Lily e inscenato la sua morte. Ti rendi conto che è una follia? Ma è vero! Perché non vuoi capire? So che è dura da accettare, Maira. Ma... la nostra piccolina non c'è più. Ma ne ho le prove! Guarda! Maira, sei ossessionata. Hai bisogno di riposo. Devi imparare ad accettare... No, non lo accetterò mai. Se non vuoi aiutarmi, scoprirò da sola la verità. Maira... avevi ragione. Ma... perché ora vedo queste cose? Cristo santo, quella cosa gigantesca. Forse posso aggirarla. Andarmene da qui. Credevo che questo posto dovesse essere stabile. Qualcuno si sta godendo lo spettacolo.
Qualcuno mi sta osservando. Lily. Stavano raccogliendo dati su di lei. Non muoverti. Sei della Mobius, giusto? Silenzio! Non una parola. Non sei uno di noi. No, infatti. Mi manda Kidman. Sono qui per aiutarvi, ok? Mi chiamo Sebastian Castellanos. Menti. Sebastian Castellanos è morto. Cosa? No. Chi te l'ha detto? Adesso girati. Lentamente. Sei Yukiko Hoffman. Come sai il mio nome? Te l'ho detto. Mi hanno mandato a cercare mia figlia Lily. Il nucleo. Ti sto dicendo la verità. Lo so. Come? Nessuna microespressione o esitazione. Nessuna ripetizione. Ti ho guardato e dici la verità. Giusto. La psicologa della squadra. Sfrutto le mie abilità per sopravvivere. Combattere non è il mio forte. Sembrava una cosa comune da queste parti. Scusami per la pistola. E così ora mandano anche liberi professionisti. Significa che le cose non sono migliorate. Hai trovato altri membri della squadra? Sì, ma l'unico ancora vivo è O'Neill. Liam è vivo? Bene. Ha fatto progressi con la stabilizzazione. L'emettitore è attivo, ma questo posto sta andando a pezzi. E credo che la causa sia quel pazzo che ha rapito Lily. Se ne va in giro per Union manipolandola a suo piacimento. Confermerebbe la mia teoria. Non è solo una disconnessione del nucleo. Noi psicologi non amiamo abusare del termine pazzo, ma in questo caso è esatto. Solo un individuo clinicamente pazzo potrebbe condizionare così lo stemma. Uno psicopatico che usa Lily per amplificare il suo potere. La cosa peggiore che potesse succedere. Sei tu la strizzacervelli. Qualche idea per sconfiggerlo? Gli psicopatici sono asociali, non provano empatia e hanno tendenze sadiche. Ma il tratto comune più frequente è l'egocentrismo patologico. A loro non importa degli altri, ma solo di se stessi. Sai se c'è qualcosa di importante per lui? Sì. Si crede una specie d'artista. Non parla d'altro. Allora forse il modo migliore per attaccarlo è attraverso l'arte. Distruggere qualcosa a cui tiene potrebbe fargli abbassare la guardia. Lo terrò a mente, ma prima devo riuscire a trovarlo. Si è nascosto nel teatro. Ok. Allora uscita di 5. È proprio qui, nella stanza a fianco. Sincronizziamo i comunicatori per restare in contatto. Controllo di nuovo i miei dati e cerco di capire meglio cosa sta succedendo. Ho la sensazione che ci sia dell'altro. In ogni caso, non sarà facile affrontarlo. Sentiti libero di prendere quello che ti serve. Lily mi crede davvero morto? O era solo parte del tuo test della verità? Mi spiace darti questa notizia, ma lo pensa. Lo credevo anch'io, fino a un minuto fa. Ma in tutti questi anni ho imparato a prendere con le pinze quello che dice la Mobius. È stato subito chiaro che dicevi la verità. Perché fare una cosa del genere? Per che razza di mostri lavori? So che è ingiusto, ma considera una cosa. Per Lily è meglio crederti morto, piuttosto che saperti vivo e non poter stare con te. Già, forse. Ma come reagirà quando la troverò? Non temere. Quando ti vedrà, crederà ai suoi occhi. Se la Mobius sa che i pazzi sono un pericolo per lo STEM, come ha fatto a entrare? Non ne ho idea. Tutti vengono sottoposti a test psicologici prima di entrare nello STEM. E controllavamo tutto da qui, in segreto, per segnalare il minimo sintomo di instabilità mentale. Beh, qualcosa è andato storto. Purtroppo la psicopatia e la sociopatia sono estremamente difficili da diagnosticare. Gli psicopatici tendono ad essere scaltri e molto intelligenti.
Sono consapevoli della propria condizione e sono in grado di nasconderla. Il fatto che questo tizio sia riuscito a ingannarci è decisamente abile e conscio di sé, in modo disturbante. Grande. Quindi i test hanno tenuto alla larga solo i pazzi più deboli. Mi sento responsabile per quanto è successo. Ho supervisionato i test. Hai detto che credi ci sia dell'altro? Ho studiato l'incidente del beacon in modo approfondito per evitare un altro disastro del genere. In quel caso, l'elemento di disturbo era il nucleo. Ma persino allora l'ambiente era relativamente intatto. Stavolta c'è qualcosa di molto strano. Che vuoi dire? Le creature. Il disfacimento di Union. L'interruzione totale delle comunicazioni con la Mobius. Sembra troppo per una sola persona. Anche con i poteri del nucleo. Ha parlato di qualcuno. Un'altra persona che voleva il potere del nucleo. Potrebbe significare... No. Sarebbe terribile. Cosa? C'è solo una cosa che potrebbe essere più potente di uno psicopatico qui dentro. Ma devo fare qualche ricerca prima di confermare questa teoria. Fuori dal rifugio. Cazzo, non mi sento più la mano. Quella cosa mi ha quasi staccato un braccio. Non la ucciderò mai con questa merda. Mi serve un'arma più grossa. Devo raggiungere quel magazzino fuori dal rifugio. Ma Stevens ha la chiave. Tornerà con il corazzato e la chiave. Devo solo tenere duro. Sono allo stremo. Aspetterò qui, Stevens.
Ok, al teatro. Sto arrivando. Non ce la faccio. Sono l'unico che può vederla. Questa cosa qui con me. Devo esserlo. Un ricordo di quando ero bambino. Mi sta facendo impazzire. Se devo morire, voglio decidere io come. Thank you.
Merda! Cosa vuole da me? Sono io. Tempo fa. C'è qualcosa di strano. Qualcosa che non riesco a vedere.
qualcosa non va. Perché quella cosa mi insegue di nuovo? Cosa significa questa roba? Merda, lì dentro c'è Lily. Non hai apprezzato l'esibizione della mia bellissima Obscura? Forse questa ti piacerà di più. Senti. No! Qualcuno mi aiuti! Sto preparando il mio capolavoro, ma tu non sei degno di vederlo. Non finché non impari a rispettare la mia arte. Ascolta, ascolta le loro urla, l'eco del mio lavoro. Rispettare la sua arte, eh? È ora di mettere alla prova le teorie di Hoffman.
Questa sarebbe la sua arte. È solo una foto. Adesso ti faccio a brandelli. Merda. Chiuso. Mi serve una chiave. Non piangere. Stai per diventare arte. Farai parte della mia oscura. Della creta, più versatile del marmo, è il materiale perfetto. Oh, non riesco a concentrarmi. A una scultura non serve la lingua. Oh,
Ok, Hoffman. Spero che il tuo piano funzioni. Avanti. Distruggere le opere di quel maniaco è terapeutico. Ma non è finita. Ancora una. Qualcuno è in pericolo. Ogni chiave ha una serratura. Ma dove può essere?
lo faranno a pezzi. Se posso anticiparli. Ehi, 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 tu! Aiutami! Ehi, io non so che mi senti. Aiutami! E dai, amico! Salvato il culo. Non pensavo arrivassi. Squadra di ricerca. Come mai sei qui? Stavo cercando una cosa. E cosa sarebbe? È pericoloso qui. Andiamo a parlare nel mio rifugio. Fammi strada. Vieni. Vieni, non possono entrare. Grazie ancora per l'aiuto. Sono Sykes. Sebastian Castellanos. Castellanos, eh? Ho sentito parlare di te. Sei sopravvissuto all'incidente del Beacon. Come lo sai? Non sono solo un programmatore dello STEM. So hackerare i sistemi di informazione. So cose che nessun altro conosce. Nemmeno gli altri membri della squadra. Ma allora sai chi è Lily? Sì, siamo qui per trovarla. Ma non abbiamo avuto fortuna finora. È per questo che sei qui. Sì, ma se non puoi aiutarmi a trovarla, non abbiamo nient'altro da dirci. Buona fortuna. Ehi, aspetta. Possiamo comunque aiutarci a vicenda. Sarà meglio per te. Senti, qui dentro c'è un sacco di roba che può esserti utile. Prendila come ringraziamento per avermi salvato. Se vuoi sentire la mia proposta, torna a trovarmi. Ok, spara. Come possiamo aiutarci? Dovresti resettare un server nel midollo. Dovrebbe essere una passeggiata, senza quei mostri in giro. La posizione è questa. Aspetta, non ho ancora accettato. Io cosa ci guadagno? Se tu fai questo per me, ti aprirò tutte le scorte chiuse a chiave. E tu cosa ci guadagni? Se avvii il server, forse posso trovare un modo per uscire da Union. C'è davvero un modo per uscire da Union? Non ne sono sicuro al 100%, ma farò un tentativo. Hanno perso i contatti con lo STEM. Siamo tagliati fuori. Se non troviamo il nucleo, moriremo tutti qui dentro. A meno che io non trovi una via di uscita. E in che modo?
Vuoi sprecare tempo ad ascoltare paroloni informatici incomprensibili? Devo solo accenderlo. Come ha fatto ad andare offline? Sappi che se riavvii quel server, posso fare un tentativo. Guarda questo posto. Va in pezzi. Mi sorprende che qualcosa funzioni ancora. Oppure è possibile che la Mobius l'abbia spento di proposito. Esiste ogni genere di protocollo di emergenza. E tu metti in discussione le decisioni della Mobius? Ehi, io sono un dipendente fedele, ma nel momento in cui divento sacrificabile, mi guardo intorno per trovare una via di uscita. Capisci che intendo? Sì, capisco. Allora, mi aiuti o no? Questa tazza fa schifo. Ehi, è l'unica che ho. Quelle sono chiuse, ma posso aprirle se decidi di aiutarmi. Rispondi, Kidman. Sono qui. La prima volta che ho visto Myra portava quell'uniforme. Credo di essermi innamorato di lei in quel momento. Io non volevo ammetterlo, ma quando è rimasta ferita in servizio, sapevo di doverle dire quello che provavo. Era una moglie e una madre così incredibile che a volte dimentico che era anche una grande detective. Aveva ragione. Sapeva che c'era qualcosa che non andava nella morte di Lily. Cioè, nel rapimento. Avrei dovuto crederle fin dall'inizio. Non sapevi come erano andate veramente le cose, Sebastian. Ne sei consapevole? Sono io, Kidman. È bello sapere che stai bene, Sebastian. Dopo il beacon ho cercato di dare un senso a quanto successo, ma tutti pensavano che fossi pazzo. O che mentissi. Ho iniziato a credere che forse avessero ragione, che fossi davvero pazzo. Mi sentivo frustrato. Inutile. Bere era l'unica cosa che cancellava il dolore. Tutto quel tempo sprecato. Dovevo impegnarmi di più. Merda. Non sentirti in colpa, Sebastian. Se la Mobius non vuole essere trovata... Non giustificarmi, Kidman. Ho fatto un casino. Sebastian, non è il momento di pensare al passato. Devi rimediare ai tuoi errori. Il senso di colpa è ciò che ti ha spinto a bere. Ora puoi riavere ciò che hai perduto. Non dimenticarlo. Sì. Hai ragione, Kidman. Grazie.